Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostreremo un nuovo glitch per duplicare le auto. Siamo in compagnia di Supra e Cobra Kills. E come vedete lì c'è il nostro cargo Bob. Quindi ragazzi, per prima cosa dovrete rubare un'auto da in mezzo alla strada e andarla a modificare allo Santos Custom completamente. Non dovrete inserire né assicurazione e neanche il segnalino, ma potrete comunque modificarla completamente. Mettete tutte le modifiche e il colore oro perché paga di più. Una volta che l'auto sarà completamente modificata, non dovrete far altro che guidare sul segnalino blu del vostro garage, sul lato sinistro della portella sinistra, così voi potrete premere triangolo e scendere precisamente sul segnalino blu del garage. Vi consiglio ragazzi di andarlo a prendere prima il cargo Bob, per una questione di tempistica, così farete il glitch più velocemente. Quindi dopo che abbiamo modificato l'auto, andremo al nostro garage e parcheggeremo l'auto a fianco al segnalino. In questo modo qui, semplicemente. Se vi dice garage pieno, premete cerchio. Ma ragazzi, basilare, dovrete avere per forza il garage pieno di auto, anche rubate dalla strada, così le potrete sovrascrivere. Aggiustate bene l'auto, magari premete il touchpad così non vi farà entrare nel garage. Premete cerchio, una volta che sarete vicino al segnalino, premete triangolo. Quando sarete nel garage, semplicemente uscite e ruberete un'auto dalla strada, una qualsiasi auto. Una volta rubata l'auto, chiederete al vostro amico di invitarvi alla gara improvvisata. Voi semplicemente, mentre l'accetterete, dovrete accelerare verso il garage e premere X nel momento in cui vi uscirà scritto, di sovrascrivere il veicolo. Come vedete, l'auto da duplicare è ancora lì. Ok, l'invito è arrivato. Quindi io mentre accelero verso il garage premo X per accettarlo e il mio amico che mi ha invitato dovrà premere sempre su inizia. Come vedete inizierà la gara ma senza l'auto, quindi in questo momento prenderò la mia auto normale, quella modificata, abbandono la gara improvvisata ed entro nel garage. Mi dirà garage pieno, non avrò il tempo di premere X. E andremo a sostituirla su una qualsiasi auto. Una volta in questa posizione avremo la nostra auto invisibile, che sarà l'auto duplicata di quella che abbiamo messo nel garage. Quindi semplicemente la sposteremo con il nostro Insurgent o un qualsiasi camion.
e l'agganceremo al cargo, Bob. Avrete qualche amico che vi potrà aiutare, basta che vi mettete sopra l'auto, così sarà più semplice. Ok, adesso sposto l'auto. La metto in un punto un po' più accessibile per il cargo e l'andremo ad agganciare. Semplicemente ragazzi, una volta che l'avrete agganciata, o chiederete al vostro amico di guidare più o meno all'altezza di 1 metro da terra, e voi premerete sempre triangolo da sotto l'auto che in pratica starà volando, oppure semplicemente voi l'andrete ad agganciare, la farete cadere a terra e sempre con l'insurgent la bloccherete sul muro, su un qualsiasi muro. Così voi potrete premere, tenere premuto triangolo vicino l'auto e vi farà trovare dentro l'auto, se avrete magari difficoltà con il cargo. Quindi semplicemente una volta che l'abbiamo agganciata, la faremo cadere in modo che non scoppia. Chiederemo al nostro amico con l'insurgent di bloccare la portella di sinistra e di bloccarla sul muro. Vi ripeto ragazzi, voi magari potevate farla prendere ad un vostro amico e voi da sotto premevate sempre triangolo mentre l'auto fluttuava in aria attaccata al cargo, Bob. Però questo metodo è un po' più semplice. Una volta che sarà bloccata, andrete davanti e premerete triangolo. Tenetelo premuto. Così vi butterà dentro. Io in questo garage non c'ho più spazio e la vado a portare nell'altro garage. La sovrascrivo a una qualsiasi auto, oppure magari se avevamo il posto libero potevamo entrarla tranquillamente dentro. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi. Un saluto a Sopra e a Lele che ci hanno aiutato. Ciao a tutti.